Ci sono, Ok, buongiorno. allora io vorrei dirle grazie con l'applauso di 1300 persone qua dalla sala. Grazie. Grazie, grazie a voi. Mi spiace veramente di non esserci, ma in video era veramente impossibile perché sarebbe stato troppo brutto. Quindi meglio per telefono. Ok, apprezziamo, grazie della disponibilità. Stavo dicendo, non so se ha sentito la premessa, stavo raccontando che siamo a casa sua e insomma, tanti di noi conoscono Sampa oggi per la prima volta, alcuni ci tornano, noi veniamo qua da 7 anni e io più di una volta ho detto lei è un po' la mamma di Sampa, viene qua dall'inizio, sono 41 anni che frequenta, che conosce, che sostiene. La comunità. Intanto ci dice due parole su Sampa, cos'è Sampa per lei? Sì, allora, beh, intanto questa non è casa mia, è casa di tutti quelli che la scelgono come casa. Quindi è stata la casa di Vincenzo, di tutti i volontari che hanno iniziato con Vincenzo, è stata la casa di tutti i ragazzi che hanno avuto bisogno dall'inizio, quando Vincenzo ha iniziato 41 anni fa, senza esperienza. Basandosi solo sull'amore che aveva per questi ragazzi, sul dispiacere di vederli senza un futuro. Allora la tossicodipendenza in Italia non si sapeva neppure che cosa fosse, non c'erano strutture, non c'erano, c'erano, forse c'era la comunità di Don Pierino, non ce n'erano altre. In ospedale, i ragazzi tossicodipendenti non venivano neppure accettati e quindi Vincenzo ha cercato di dare una risposta che era la risposta di un padre di famiglia, ha aperto le porte di casa e quindi San Patrignano è la casa di chi appunto ha scelto di viverci come volontario, dei ragazzi che allora l'hanno scelta e molti di loro adesso, come aveva sognato Vincenzo, sono i responsabili della comunità ed è la casa di chi adesso ha bisogno e di chi avrà bisogno in futuro. È la mia casa perché io ho sempre sentito San Patrignano come la mia famiglia allargata, come i miei figli sono cresciuti a San Patrignano, i grandi no, perché erano già grandi, Angelo era in collegio, Francesca aveva la sua vita. Però i miei piccoli sono cresciuti a San Patrignano, quindi per me, per Gianmarco, ha sempre dato un senso alla nostra vita. Probabilmente, non so, Vincenzo per noi è stato un amico grandissimo, una persona che a me personalmente ha aperto gli occhi, mi ha fatto capire che oltre la mia famiglia, io penso di essere stata una persona molto fortunata, quindi nella mia famiglia, nel mio lavoro. E quindi penso mi abbia fatto capire che forse è giusto guardare oltre, cercare di fare quello che si può, dare un proprio contributo per aiutare gli altri, ma non con l'idea di aiutare gli altri, cioè questo non è il concetto di San Patrignano. Il concetto di San Patrignano è quello di vivere insieme condividendo degli ideali, condividendo dei valori che sono quelli di dedicarsi agli altri, di darsi, ma con la consapevolezza che se è vero che noi magari diamo un piccolo aiuto agli altri, gli altri lo danno a noi, quindi senza nessuna presunzione di appunto di aiutare o di insegnare, ma con la consapevolezza che la vita è veramente molto più bella se la si vive condividendo gioie, sofferenze. A San Patrignano abbiamo avuto anche tanti momenti difficili, sono stati momenti nei quali Vincenzo è stato accusato di tante cose e noi abbiamo sempre cercato di stargli vicino nei momenti belli, nei momenti difficili, l'abbiamo fatto allora, lo stiamo facendo adesso. Ma semplicemente perché sentiamo che così la nostra vita, la mia, quella di mio marito, hanno avuto e hanno un significato. E San Patrignano
È difficile da spiegare, ma posso solo dire che è, credo, unica, perché davvero la sua gratuità, nessuno dei ragazzi in percorso paga, sono tutti considerati parte della famiglia. C'è un aiuto reciproco, questa è l'altra grande, bellissima cosa di San Patrignano. E c'è la volontà di cercare di essere autosostenibili, di andare verso un assetto rispettoso dell'ambiente, rispettoso ovviamente delle relazioni umane che si creano, che si rafforzano a San Patrignano. Ecco, credo che a me personalmente dà senso alla mia vita, credo come l'ha data Gianmarco, e quindi è un posto straordinario, ed è vero, bisogna viverlo, vederlo per crederci. E quindi grazie a lei, dottor Spadoni, grazie a Evolution Forum, perché davvero date la possibilità a tanti di avvicinarsi a questa bella, straordinaria realtà. E noi lo stiamo vivendo. Grazie.